Il faraone! È tornato il faraone! Che detta così sembra sia tornato dal rotino. Comunque, la Roma vince per 3-0, una Roma bellissima secondo me. Farei fatica a trovare, a dirvi il peggiore in campo oggi. Una Roma che praticamente speriamo abbia un metà piede verso i quarti di finale, senza ovviamente montarsi la testa e credere di essere già passati, perché poi va a finire che lì in Turchia ci infilano 3-4 kebab. Ma detto questo, una Roma che al momento si merita questa ipotetica qualificazione. Una Roma che realizza 3 gol, secondo me, molto molto belli. Grandissimo il gol di Esharawi. È tornato Stefan Esharawi! È tornato Stefan Esharawi con un gol spettacolare in mezzo a due. Il cucchiaio. Stefan che si è mangiato prima un gol e poi successivamente una bellissima parata del portiere avversario. Ma ragazzi, la Roma che c'è, la Roma che secondo me ha ancora molto da migliorare, ma nulla da dire questa sera. Pellegrini che io bacchetto sempre, spesso e volentieri, io sono molto critico nei confronti di Lorenzo, ma oggi non mi sento di dover dire nulla. Gol a parte, una prestazione sontuosa, una Roma che ha dimostrato avere carattere, una Roma che oggi ha avuto quell'aggressività che sì, ci fa rendere antipatici agli avversari. Ma nello stesso tempo è una cattiveria che mette timore, secondo me, all'avversario. È una cattiveria che dà quella sostanza in più alla partita e quel contributo maggiore. Perché oggi la Roma era cattiva, cioè non ha vinto praticamente quasi mai un contrasto lo Shakhtar. La Roma che entrava con 3-4 martelli sulle caviglie degli avversari. Un Mancini che a una certa, giustamente l'arbitro gli ha detto: è one, è two, è three, è four. A una certa finish gli ha detto, perché ovviamente Mancini ha tartassato dei falli, quelli dello Shakhtar, li ha presi a pizza a destra e manca, ma effettivamente giallo se l'è meritato. Ma Mancini, prestazione veramente incredibile, gol a parte, segna sempre Mancini, ma un difensore anche Kumbulla oggi, ragazzi. Oggi Kumbulla ha fatto una bellissima prestazione, come non sottolineare nemmeno Cristante, ragazzi, semplicemente ingrato nei suoi confronti. Non sarebbe generoso non sottolineare il fatto che Cristante sia in una crescita importante. Cristante che viene accusato di fallo da calcio di rigore, solamente perché ha preso posizione con la gamba e con il corpo, ma non ha toccato l'avversario. Ragazzi, Paolo Lopez 3-4 parate interessantissime. Paolo Lopez oggi nel primo tempo due parate, e nel secondo tempo anche ha chiuso le gambe. Cioè, Paolo Lopez oggi, signori, ha fatto una partita molto molto interessante, molto bella, buona, efficace. Che dire, speriamo che l'infortunio di Mkhitaryan non sia nulla di grave, quello che ha subito nel primo tempo, qualcosa ai polpacci, così hanno detto. È entrato Borja Mayoral un po' sottotono, è cresciuto poi nella ripresa, nel vivo del gioco, fornendo anche un assist, facendo una buona partita. Anche lui si è mangiato un gol con quello stop dove si è allungato il pallone davanti al portiere. Ma nel complesso, ragazzi, una Roma che ha dimostrato carattere, che ha dimostrato qualità. Fonseca l'ha preparata molto bene, conoscendo ovviamente anche la schiera dello Shakhtar. Un po', ragazzi, Pedro sì, ha fatto l'assist a Pellegrini, ma secondo me ancora non è il Pedro che vorrei, che desidero, il Pedro che anche secondo me lui è. Pedro che ha avuto un battibecco con Fonseca, secondo me, perché Fonseca chiede più sacrificio, chiede di più, come è giusto che sia un giocatore come Pedro. Poi Pedro si è andato a chiarire, non so cosa è successo, non so cosa si siano detti, ma speriamo che non sia nessuna spaccatura. Insomma, è normale avere un diverbio, no? Allora penso che questo lo possa finire qui. Lasciate like, commento, iscrivetevi, da Pablo Giorgio Rosso è tutto. Adios, Stefan El Shaarawy!